Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Daniele Riva e lui è Roner, star del web. Ed ecco che lo vediamo qui impegnato in un'apparizione in discoteca con la sua gang del bosco, mentre interpreta Jackie Chan in una parodia di Kung Fu Cat e in un video musicale dove ha preso molti like su TikTok, doppiando questa canzone famosissima, dicono che sia bravissimo. Simba, te cosa dici? Non voglio sapere niente. Lui è un runner e oggi siamo insieme per presentare... Dove vai che dobbiamo registrare? Parliamo del runner, bassa temperatura. Lui è un runner, ma anche questo è un runner. In realtà questo runner serve a poco, se non a strusciarsi e a coccolarsi. È molto permaloso quando gli si tocca la pancia. Pi, chiamato runner come runner. Sì. Che c'è di strano? Super reattivo quando c'è da giocare, però ha tanti difetti quanti pregi. Vedi quanto mi vuole bene, mi segue dappertutto. Si vuole strusciare e coccolare. Ma ritorniamo a Roner, quello della cottura a bassa temperatura. Coccoloso. Ed eccolo qua che iniziamo a montarlo. Prima la staffa, poi il Roner stesso spina. Riempiamo il catino di acqua. Lo facciamo partire, lo impostiamo a 55 gradi. Oggi faremo una tagliata al sangue. Mentre aspettiamo che la temperatura salga, possiamo preparare la carne con una bella macchina del sottovuoto. Sacchetto del sottovuoto, bistecca per niente modesta, la insacchettiamo per bene, pressiamo, andiamo, sottovuoto, saldiamo. Impostiamo il timer a 2 ore 10. Dopo 2 ore 10 la nostra carne sarà pronta. Dopo che l'abbiamo usato, gli diamo subito una bella pulita. Come contorno facciamo delle melanzane che ho tagliato in perpendicolare, sale, olio, un po' di basilico in mezzo alle fette, in mezzo ai tagli, pomodorini, lo inforniamo. Ecco qua, pronto, brucia. Li mettiamo con la mozzarella, con le pinzette e i pomodorini all'interno. Rinforniamo altri 10 minuti. A parte prepariamo la salsa tzatziki. Olio, erba cipollina, sale, pepe, un pizzichino d'aglio, un po' di yogurt, frullatina. Sforniamo le melanzane, apriamo la carne, la asciughiamo. Una bella asciugata, una bella sciacquata di mani, che ci vuole sempre una bella pulita di mani. Olio nella padella, la facciamo scaldare bene bene, giù la bistecca. Quando è bella segnata la giriamo dall'altra parte, gli diamo una bella caramellata. Guarda che bisteccozza, guarda che bel lavoro. Una bella reazione di Maillard, eh? La facciamo fare tutta bella croccantina all'esterno, trac, e la mettiamo ad asciugare. Tagliatina, voilà! Un, due, trois. Beh, meraviglioso, meraviglioso. Prepariamo il banco da lavoro e facciamo una bella impiattata. La melanzana, la tagliata, qualche pomodorino, una spruzzata di pesto, una foglia di basilico, salsa tzatziki. Ecco, io questa tagliata la chiamerei tagliata Mykonos. Va che lavoro. Boh, non so, Mykonos, così. Ma è venuto in mente così. Oh, vabbè, cioè, se ce l'avete un nome meglio voi, ditelo voi. Devo fare tutto io qua. Vabbè, sarà bella o no? Vediamo se è anche buona. Come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto mettete like, condividete con gli amici e iscrivetevi al canale. Buon appetito e ci vediamo a tavola. Vieni qua. Qua, va. Questo è il test più importante della giornata. Vediamo cosa ne pensa Chef Roner. E anche Roner approva il nostro piatto. Chef Roner, approved.